benvenuto in Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono l'avatar di Carlo Conti Fedez e ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per un nuovo sanguinamento. L'oncologo del cantante, Alberto Zangrillo, ha spiegato che si tratta di una complicanza prevedibile e che ora la priorità è escludere una recidiva del tumore. Il 2 ottobre scorso, Fedez è stato ricoverato all'ospedale Fate Bene Fratelli Sacco di Milano per un'emorragia interna causata da due ulcere. Il cantante è stato sottoposto a un intervento chirurgico per tamponare il sanguinamento e poi trasferito all'ospedale San Raffaele per continuare le cure. Il 4 ottobre, Fedez è stato operato nuovamente per un nuovo sanguinamento. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. L'intervento è stato eseguito dall'equipe dell'oncologo Alberto Zangrillo, che ha spiegato che si tratta di una complicanza prevedibile, soprattutto nei pazienti che hanno subito un intervento chirurgico per un tumore al pancreas. La situazione è sotto controllo, ha dichiarato Zangrillo. La priorità è escludere una recidiva del tumore. Per farlo, Fedez dovrà sottoporsi a una serie di esami, tra cui una risonanza magnetica e una TAC. I risultati saranno disponibili nei prossimi giorni. Intanto, Chiara Ferragni è tornata a casa dopo aver trascorso alcuni giorni in ospedale accanto a Fedez. Il cantante ha potuto vedere i figli Leone e Vittoria per pochi minuti, ma è stato un momento molto emozionante per tutta la famiglia. Sono ancora in ospedale, ma sto bene, ha scritto Fedez su Instagram. Grazie a tutti per l'affetto. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere chat per farti sentire parte della community. La preoccupazione principale dei medici è che il sanguinamento sia dovuto a una recidiva del tumore. Il tumore al pancreas è una malattia molto aggressiva e il rischio di recidiva è alto, soprattutto nei primi anni dalla diagnosi. Per escludere una recidiva, Fedez dovrà sottoporsi a una serie di esami, tra cui una risonanza magnetica e una TAC. I risultati di questi esami saranno disponibili nei prossimi giorni. Fedez ha ricevuto il sostegno di tantissimi fan, che gli hanno espresso la loro vicinanza sui social. Il cantante ha ringraziato tutti per l'affetto e ha promesso di aggiornare i fan sulla sua situazione. Grazie a tutti per l'affetto, ha scritto Fedez su Instagram. Sono ancora in ospedale, ma sto bene. Vi tengo aggiornati. Cosa pensi? Scrivi nei commenti. Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono l'avatar di Alfonso Signorini. La sesta puntata del Grande Fratello 2023 è stata ricca di colpi di scena, scontri e momenti toccanti. Beatrice Luzzi è stata ancora una volta al centro delle polemiche.
L'attrice è stata accusata da molti coinquilini, in particolare da Massimiliano Varrese, di essere falsa e ipocrita. Massimiliano ha accusato Beatrice di avergli fatto credere di essere interessata a lui, quando in realtà non lo è affatto. Beatrice ha respinto le accuse, affermando di essere stata sincera con Massimiliano. Beatrice ha reagito agli attacchi dei coinquilini con un misto di rabbia e delusione. La ragazza ha dichiarato di essere stata sincera con Massimiliano e di non aver mai fatto nulla per fargli credere che fosse interessata a lui. Beatrice ha anche detto di essere stanca delle continue critiche e che si sente incompresa dai suoi compagni di avventura. Questa settimana ampio spazio è stato dedicato alle storie dei concorrenti. Letizia Petris ha raccontato al pubblico del suo dolore per la morte del padre. La ragazza ha ricordato il momento in cui il padre le ha preso la mano in ospedale, prima di morire. Letizia ha poi riabbracciato la madre, che è entrata nella casa del grande fratello per darle il suo sostegno. Fiordaliso ha invece parlato del suo rapporto con il tempo che passa. La cantante ha confessato di essersi pentita di alcuni interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposta in passato. Fiordaliso ha detto di aver imparato ad accettarsi per quella che è e di non sentirsi più inadeguata per le sue rughe. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Ciro Esposito ha ricevuto una sorpresa da parte della sua fidanzata, che gli ha mandato una pizza a forma di cuore con tanto di lettera d'amore. Alfonso Signorini aveva annunciato che la casa e il Tugurio sarebbero stati assegnati a seguito di una sfida in piscina. La sfida è stata però annullata, perché nella seconda prova mancava la lettera G. Il conduttore ha scherzato sulla gaffa, dicendo che bisognava scoprire il mistero del punto G. Alla fine della puntata, i concorrenti hanno votato per le nomination. I concorrenti a rischio eliminazione sono Giselda, Grecia, Valentina e Marco. Le nomination di questa settimana hanno confermato la divisione tra Tuguriati e Accasati. I Tuguriati hanno votato tutti per Massimiliano, mentre gli Accasati hanno votato per Giselda, Grecia, Valentina e Marco. Con chi ti sei identificato di più questa settimana? Chi vuoi salvare tra Giselda, Grecia, Valentina e Marco? Scrivi il tuo commento qui sotto. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere per farti sentire parte della community. Beatrice Lizzi è stata ancora una volta al centro delle polemiche. L'attrice è stata accusata da molti coinquilini, in particolare da Massimiliano Varrese, di essere falsa e ipocrita. Massimiliano ha accusato Beatrice di avergli fatto credere di essere interessata a lui, quando in realtà non lo è affatto. Beatrice ha respinto le accuse, affermando di essere stata sincera con Massimiliano. La reazione di Beatrice agli attacchi dei coinquilini è stata molto forte. La ragazza ha dichiarato di essere stata sincera con Massimiliano e di non aver mai fatto nulla per fargli credere che fosse interessata a lui. Beatrice ha anche detto di essere stanca delle continue critiche e che si sente incompresa dai suoi compagni di avventura. Questa situazione ha creato molta tensione all'interno della casa. Beatrice è stata accusata di essere una manipolatrice, mentre Massimiliano è stato accusato di essere un immaturo. Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Salve, sono l'avatar di Carlo Conte. Roma, 28 settembre 2023. Francesco Totti e Noemi Bocchi si sposano? Le voci di un possibile matrimonio tra l'ex capitano della Roma e la sua nuova compagna si rincorrono da mesi, ma ora sembrano essere sempre più insistenti. Secondo alcuni rumors, la coppia avrebbe deciso di sposarsi in segreto, in una cerimonia intima e riservata.
I due sarebbero stati avvistati insieme in più occasioni e sembrano essere molto innamorati. Noemi Bocchi è stata anche presente al compleanno di Totti, dove ha ricevuto da lui un regalo molto speciale, un Rolex da 100.000 euro. Al momento, né Totti né Noemi hanno confermato o smentito queste voci. Tuttavia, è certo che la loro relazione è diventata molto seria e che un matrimonio non è affatto da escludere. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. La notizia del possibile matrimonio tra Totti e Noemi non ha certo fatto piacere a Ilary Blasi, ex moglie dell'ex capitano della Roma. I due si sono separati nel 2022, dopo 17 anni di matrimonio e 3 figli. Secondo alcune fonti, Ilary Blasi sarebbe furiosa per la notizia del matrimonio tra Totti e Noemi. La conduttrice televisiva avrebbe preso la notizia come un tradimento e non avrebbe gradito che Totti si fosse rifatto una vita così velocemente. La notizia del possibile matrimonio tra Totti e Noemi ha avuto un grande impatto mediatico. I due ex coniugi sono sempre stati molto popolari in Italia e la loro storia ha fatto molto discutere. La notizia ha suscitato anche molte reazioni sui social network. Alcuni utenti hanno espresso la loro felicità per Totti e Noemi, mentre altri hanno espresso la loro solidarietà a Ilary Blasi. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere chat per farti sentire parte della community. Al momento, non è chiaro se Totti e Noemi si sposeranno effettivamente. Tuttavia, è certo che la loro relazione è diventata molto seria e che un matrimonio non è affatto da escludere. La notizia del possibile matrimonio tra Totti e Noemi è solo l'ultimo capitolo di una storia che ha tenuto banco per mesi. La vicenda continua a suscitare interesse e curiosità, e non è escluso che ci siano ulteriori sviluppi nei prossimi giorni. Ecco alcuni possibili sviluppi della vicenda. 1. Totti e Noemi confermano la notizia del matrimonio e annunciano la data delle nozze. 2. Totti e Noemi smentiscono la notizia del matrimonio, ma la loro relazione continua ad essere molto seria. 3. Ilary Blasi rilascia una dichiarazione in cui esprime la sua opinione sulla vicenda. Quale sarà l'evoluzione della vicenda? Tu cosa pensi? Scrivilo nei commenti. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono l'avatar di Carlo Conte. Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, è finita al centro del gossip per una cena romantica con Andrea Rinci, imprenditore e fondatore della società di consulenza strategica The Strategies. Le foto della cena, pubblicate dal settimanale Diva e Donna, mostrano Bruganelli e Arinci sorridenti e affiatati, mentre cenano in un noto ristorante di Milano. I due sono stati poi visti uscire dal locale mano nella mano. La notizia ha subito suscitato un grande clamore, soprattutto sui social network, dove molti hanno ipotizzato che tra Bruganelli e Arinci ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. La stessa Bruganelli, però, ha negato le voci di un ritorno di fiamma, definendo Arinci un amico speciale. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP?
I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Un'amicizia speciale? Le foto della cena sembrano suggerire che tra Bruganelli e Arinci ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. I due, infatti, appaiono molto intimi e complici. Bruganelli, inoltre, ha sempre dichiarato di essere una donna molto indipendente e di non aver bisogno di un uomo accanto a sé. Tuttavia, la cena con Arinci potrebbe essere un segnale che la conduttrice sta iniziando a riaprirsi all'amore. Andrea Arinci, contattato da Diva e Donna, ha confermato di aver cenato con Sonia Bruganelli, ma ha negato che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Sonia è una persona fantastica e mi piace passare del tempo con lei, ha dichiarato Arinci. Non c'è altro da aggiungere. Paolo Bonolis, che ha divorziato da Sonia Bruganelli nel 2022, non ha ancora commentato la notizia della cena con Arinci. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere chat per farti sentire parte della community. Tuttavia, in un'intervista rilasciata a Verissimo lo scorso aprile, Bonolis aveva dichiarato di essere rimasto in buoni rapporti con la sua ex moglie. Sonia è la madre dei miei figli e la rispetto molto, aveva detto Bonolis. Non c'è alcun rancore tra di noi. La cena tra Sonia Bruganelli e Andrea Arinci ha sicuramente sollevato un polverone mediatico. Al momento, però, non è possibile dire con certezza se tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Solo il tempo ci dirà se è davvero pronta a voltare pagina e a iniziare una nuova storia d'amore. Cosa pensi? Scrivilo nei commenti. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Salve, sono l'avatar di Alfonso Signorini. Il Grande Fratello e Pomeriggio 5 sono due programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Il primo è un reality show che ha lanciato la carriera di molti personaggi famosi, il secondo è un talk show che ha sempre trattato temi di attualità e cronaca. Tuttavia, nelle ultime settimane, entrambi i programmi hanno registrato un calo di ascolti. Il Grande Fratello, in particolare, è stato accusato di essere troppo educato e politically correct, mentre Pomeriggio 5 è stato criticato per la sua eccessiva leggerezza. Il trash come elemento di attrazione. Secondo alcuni commentatori, il motivo di questo flop è da ricercare proprio nella mancanza di trash. Il trash, infatti, è un elemento che da sempre attira l'attenzione del pubblico. Si tratta di un tipo di intrattenimento che si basa su contenuti provocatori, scandalosi o semplicemente divertenti. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Il Grande Fratello, nelle sue prime edizioni, era un programma molto trash. Gli autori puntavano su dinamiche di conflitto e su personaggi controversi per attirare l'attenzione del pubblico. Questo approccio ha portato il programma a raggiungere ascolti record. Negli ultimi anni, però, il Grande Fratello ha cercato di allontanarsi dal trash. Gli autori hanno puntato su concorrenti più educati e su dinamiche più soft. Questo cambio di rotta, però, non ha incontrato il favore del pubblico, che ha iniziato a perdere interesse per il programma. Pomeriggio 5, troppo leggero? Un discorso simile può essere fatto per Pomeriggio 5. Il programma di Barbara D'Urso è sempre stato caratterizzato da una forte componente di gossip e di spettacolo.
Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere chat per farti sentire parte della community. Tuttavia, nelle ultime settimane, il programma ha dato sempre più spazio a temi leggeri e divertenti. Questo cambiamento di rotta ha portato a un calo di ascolti. Il pubblico di Pomeriggio 5, infatti, è abituato a un programma più impegnato e che tratta anche temi di attualità e cronaca. Il trash è un elemento che da sempre attira l'attenzione del pubblico. I programmi televisivi che puntano su questo genere di intrattenimento, infatti, hanno maggiori possibilità di raggiungere ascolti record. Il Grande Fratello e Pomeriggio 5, che hanno cercato di allontanarsi dal trash, hanno pagato questa scelta con un calo di ascolti. I programmi, infatti, hanno perso l'attenzione di un pubblico che è abituato a un intrattenimento più provocatorio e scandaloso. Cosa pensi? Scrivono nei commenti. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Salve, sono l'avatar di Alfonso Signorini. Cupido nella casa del Grande Fratello, Valentina, Letizia e Anita fanno il punto sul gossip mentre i coinquilini si dilettano nel gioco degli animali, Valentina, Letizia e Anita si rintanano nella sauna per fare un po' di gossip. La conversazione inizia con una domanda di Anita, quante coppie si formeranno? Letizia si dice titubante, alla fine qui siamo tutti fidanzati. In effetti, la maggior parte dei coinquilini ha una relazione al di fuori della casa. Valentina è fidanzata con un ragazzo di nome Lorenzo, Letizia è fidanzata con un ragazzo di nome Alessandro e Anita ha un ex, Edoardo, con cui ha ancora un sospeso. Per le tre concorrenti, la più papabile ad avere un flirt in casa può essere soltanto Heidi. La concorrente è single e, a quanto pare, è molto attratta da Alex Schwarzer. Letizia, a tal proposito, stila un elenco di tutte le persone della casa, cercando di capire chi è ancora single. Alla fine, io e te siamo fidanzate, riferendosi ad Anita. La concorrente non ha mai chiarito la sua situazione sentimentale, con il suo ex, Edoardo, c'è ancora un sospeso. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri video? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Tuttavia, confessa alle sue coinquiline di non riuscire più a lasciarsi andare come quando era ragazzina. Dovrebbe arrivare qualcuno che la colpisca profondamente e anche in quel caso preferirebbe procedere con estrema lentezza. Valentina attende ingressi futuri, ma nel frattempo le tre ragazze hanno un obiettivo, dobbiamo trovare qualcuno per Giselda. La concorrente, infatti, è single da molto tempo e, a quanto pare, è molto interessata a trovare l'amore. Valentina, Letizia e Anita sono convinte che Giselda meriti di trovare qualcuno che la ami e la faccia stare bene. Le tre ragazze iniziano a fare brainstorming per trovare il partner perfetto per Giselda. Valentina propone Alex Schwarzer, ma Letizia è contraria. Alex è troppo bello e Giselda si sentirebbe insicura. Anita propone Giuseppe Garibaldi, ma Valentina è ancora contraria. Giuseppe è troppo timido e Giselda si annoierebbe. Le tre ragazze sono indecise, ma non si arrendono. Sono convinte che, prima o poi, troveranno il partner perfetto per Giselda. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere chat per farti sentire parte della community. La conversazione tra Valentina, Letizia e Anita continua e le tre ragazze si raccontano tutti i segreti della casa. Letizia rivela che Paolo Masella è molto geloso di Vittorio Menozzi, mentre Valentina confessa che Angelica Baraldi ha una cotta per Lorenzo Remotti. Anita, invece, racconta che Alex Schwarzer ha dei dubbi sulla sua relazione con Heidi. Il maratoneta, infatti, teme di non essere pronto per una relazione seria. Le tre ragazze si divertono a chiacchierare e a fare pettegolezzi.
Il gossip è un modo per rompere la monotonia della vita nella casa e per conoscere meglio gli altri coinquilini. Chissà se Cupido farà colpo sui concorrenti del Grande Fratello. Le tre ragazze sono convinte che, prima o poi, ci saranno delle coppie che si formeranno. Tuttavia, Valentina, Letizia e Anita sono anche realiste. Sanno che non è facile trovare l'amore in un reality show, dove i concorrenti sono costantemente sotto pressione. In ogni caso, le tre ragazze sono pronte a scommettere che, prima o poi, ci sarà un lieto fine per qualcuno dei loro coinquilini. E tu cosa pensi? Scrivilo nei commenti. Ciao, a domani. Chiacchiere in TV, ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Salve, sono l'avatar di Alfonso Signorini. Grande Fratello 2023. Alex Schwarzer e Anita Olivieri, un amore nato in casa? Alex Schwarzer e Anita Olivieri sono due dei concorrenti più amati del Grande Fratello 2023. Il maratoneta e la modella sono sempre più vicini e, secondo i rumors, tra loro potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. I due hanno iniziato a flirtare fin dai primi giorni di permanenza nella casa e, nelle ultime settimane, si sono scambiati diversi baci e abbracci. In particolare, un momento che ha fatto molto discutere è stato quello in cui Alex ha regalato ad Anita un anello. Al momento, i due non hanno ancora ufficializzato la loro relazione, ma i segnali sembrano essere piuttosto chiari. Sarà amore vero? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Paolo Masella e Vittorio Menozzi, una rivalità che si trasforma in amore? Paolo Masella e Vittorio Menozzi sono due dei concorrenti più discussi del Grande Fratello 2023. I due hanno avuto diversi scontri, ma nelle ultime settimane sembrano aver iniziato a riavvicinarsi. In particolare, Paolo ha iniziato a prendere le difese di Vittorio, che è stato criticato da alcuni altri concorrenti. Questo gesto ha fatto molto piacere a Vittorio, che ha iniziato a guardare Paolo con occhi diversi. Al momento, tra i due non c'è ancora nulla di ufficiale, ma non è escluso che una rivalità possa trasformarsi in amore. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere chat per farti sentire parte della community. Oltre alle due coppie di cui sopra, ci sono altri gossip che stanno animando la casa del Grande Fratello 2023. Beccatevi anche Eleanor che non è nella casa. 1. Grecia Colmenares è invaghita di due uomini Mediaset. La modella e attrice venezuelana ha confessato di essere attratta da due uomini che lavorano a Mediaset. Si tratta di un uomo alto e con i capelli grigi e di un altro più giovane. 2. Eleanor Ferruzzi ha perso 70.000 euro dopo il Grande Fratello VIP. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP ha confessato di aver perso oltre 70.000 euro dopo la sua partecipazione al reality show. La causa sarebbero stati alcuni lavori che non si sono concretizzati. Cosa ci riserva il futuro? Il Grande Fratello 2023 è appena iniziato e, come sempre, il gossip non manca. Sarà interessante vedere come si evolveranno le storie d'amore e le rivalità tra i concorrenti. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV, ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono l'avatar di Carlo Conti.
La decisione di Mediaset di affidare la conduzione di Pomeriggio 5 a Mirta Merlino ha suscitato un'ondata di polemiche tra i telespettatori. Molti hanno espresso il proprio disappunto sui social network, sostenendo che la giornalista non sia idonea a un programma di intrattenimento come quello in questione. I motivi del dissenso: i critici di Mirta Merlino sottolineano che la sua carriera è stata caratterizzata da una forte impronta giornalistica, che non si addice al format di Pomeriggio 5. Il programma, infatti, è noto per il suo taglio leggero e scanzonato, che si basa su un mix di informazione, gossip e intrattenimento. Inoltre, molti telespettatori ritengono che Mirta Merlino non abbia la capacità di tenere testa a Barbara D'Urso, che per 15 anni ha condotto con successo il programma. La D'Urso, infatti, è una vera e propria icona del piccolo schermo, che ha saputo conquistare il pubblico con la sua simpatia e la sua spontaneità. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Il ritorno di Barbara D'Urso. In seguito alle polemiche, Mediaset ha deciso di sondare il terreno per un possibile ritorno di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. La conduttrice, che attualmente si è trasferita in Inghilterra, ha dichiarato di essere disponibile a tornare al timone del programma. «Se il pubblico mi vuole, io ci sono», ha detto la D'Urso in un'intervista. «Pomeriggio 5 è un programma che ho amato e che ho portato al successo. Sarebbe bello tornare a condurlo. Al momento, non è chiaro se Mediaset deciderà di riportare Barbara D'Urso a Pomeriggio 5». L'azienda, infatti, potrebbe decidere di dare a Mirta Merlino una seconda possibilità. Tuttavia, le polemiche di questi giorni hanno dimostrato che il pubblico è ancora molto legato a Barbara D'Urso. Se Mediaset decidesse di affidarle nuovamente la conduzione del programma, sarebbe un segnale chiaro che la rete è disposta a soddisfare le richieste dei telespettatori. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere per farti sentire parte della community. La decisione di Mediaset di sostituire Barbara D'Urso con Mirta Merlino ha scatenato un'ondata di polemiche tra i telespettatori. Molti ritengono che la giornalista non sia idonea a un programma di intrattenimento come Pomeriggio 5. In seguito alle polemiche, Mediaset ha deciso di sondare il terreno per un possibile ritorno di Barbara D'Urso al timone del programma. La conduttrice ha dichiarato di essere disponibile a tornare. Al momento, non è chiaro se Mediaset deciderà di riportare Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. Tuttavia, le polemiche di questi giorni hanno dimostrato che il pubblico è ancora molto legato alla D'Urso. Se Mediaset decidesse di affidarle nuovamente la conduzione del programma, sarebbe un segnale chiaro che la rete è disposta a soddisfare le richieste dei telespettatori. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Partecipa. Amica o amico, evviva, sei giunto alla fine del video. Di seguito ci sono i consigli ad altri video. Ci rende felici per il gradimento. E per restare aggiornati iscriviti e attiva la campanella. Cosa ti costa? Se vuoi mantenere il legame che ci unisce, non puoi rifiutarti di farlo. Metti un bel like. Non sai di cosa sono capace. Un caloroso saluto da Gossipino e dalla mia passerina, e torna a trovarci presto. Se davvero ci tieni a me, devi farlo. Ah!
Ciao amica o amico, ti va di guardare altri videoclip sul filmato scelto? Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui, torna a trovarci, ti aspettiamo. Ciao ciao.